dove si va a stare. Se fosse nel lavoro di un mese uno ci può andare, ma qui si tratta ormai, sono già 6 mesi, no? Quant'è che sono? È da febbraio. Da febbraio, sicché dove si va a stare. Resta ancora in vigore l'ordinanza di sgombero per le abitazioni di Pieve Santo Stefano sottostanti la frana sulla E45 firmata dal sindaco Albano Bragagni. Era lo scorso febbraio quando improvvisamente crollarono circa 70 metri quadrati di carreggiate e tutta la scarpata sottostante. Non siamo messi bene per niente. Ma quanti mesi siete fuori casa? Da fine di febbraio. Quindi. Un bel disagio per voi. Esatto. La procura di Arezzo aprì un fascicolo, il reato ipotizzato è quello di disastro colposo. Abbiamo chiesto sì che venissero fatti dei carotaggi per capire cosa c'era insomma, lì, e però che non fosse soltanto messa sotto sequestro l'area, ma che venissero fatti dei lavori per la sicurezza prima di tutto. Insomma. Domani mattina intanto a Pieve Santo Stefano prenderanno avvio i carotaggi con l'ausilio di un piccolo escavatore per arrivare così in profondità e capire con successiva analisi in laboratorio se i materiali utilizzati fossero idonei o meno. Oggi intanto sul posto sono stati portati i macchinari che saranno utilizzati domani dai tecnici incaricati dalla procura. L'area ancora si trova sotto sequestro, i sigilli scattarono a metà marzo.